Le truppe avanzarono nella radura oltre il piccolo bosco. Il terreno era spoglio. Non era più cresciuto nulla dopo lo scontro che si era consumato lì settimane prima. L'erba era bruciata, avvelenata dal sangue versato dagli alieni. Il temporale andava a rinforzarsi e nelle tenebre davanti al plotone non si riusciva a scorgere niente oltre che al nero della notte. La terra iniziò a tremare. «Tenetevi pronti!» ordinò Cal puntando la sua arma. Le centinaia di soldati al suo fianco fremevano, non per la paura di morire, ma perché non riuscivano a vedere quanti di quegli esseri stessero arrivando. Poi la luce di un fulmine illuminò il nemico, un mare di corpi scosso dalle onde. Ombre spaventose che attraversavano fameliche la prateria. Infine giunsero i richiami terrificanti che gelarono i cuori degli uomini. Cala deglutì di forza, sistemandosi il calcio del fucile contro la spalla. «Non sparate! Aspettate il mio ordine!» I versi degli alieni si fecero più forti e vicini. Il suolo vibrava sotto le loro scarpe. All'improvviso un soldato due file più in giù iniziò a sparare senza che nessuno glielo ordinasse. «Fermi! Non sparate! Non sparate!» urlò il tenente, ma nessuno sembrò sentire la sua voce. A poco tutti iniziarono a fare fuoco, compreso Cal, che dopo aver perso il controllo sui suoi uomini si adeguò alla loro reazione. Le fiamme divamparono dalle canne dei fucili, illuminando la linea del nemico ormai sempre più vicino. Erano migliaia e si affannavano una sopra l'altra in un'avida corsa all'assalto. «Fuoco! Fuoco! Ammazziamole tutte!» urlò un soldato avanzando di qualche passo nell'oscurità. Gli altri lo seguirono lentamente, sparando e ricaricando ad un ritmo impeccabile. I tuoni illuminavano ad intermittenza il nemico, poi qualcosa vibrò sottoterra. Cal guardò in basso. «Fermi! Fermatevi!» Dovette urlare più volte per farsi dar retta e bloccare l'avanzata dei suoi uomini. Nessuno smise di far fuoco, tranne lui, che allibito puntò gli occhi in mezzo alle sue gambe. Il suolo si gonfiò creando una montagnetta che salì di qualche centimetro verso il cielo. Un soldato sulla sinistra urlò terrorizzato, poi un altro dalla parte opposta. Quando si voltò per capire cosa stesse succedendo, un alieno sgusciò fuori dalla terra con le tenaglie spalancate davanti al tenente. Un uomo fu proiettato sopra le loro teste e andò a schiantarsi nella massa di esoscheletri luccicanti. Nelle tenebre della notte il terreno si stava forando, vomitando una quantità sconcertante di alieni. Cal puntò la sua arma e sparò ovunque nel buio che lo avvolgeva. «Ritirata! Indietro, ritirata!» urlò disperatamente facendo fuoco contro le creature che li stavano facendo a pezzi. Guardandosi ai lati non riuscì più ad avere un'idea chiara della posizione dei suoi uomini né del loro numero. I soldati venivano sopraffatti in massa e chi non fu dilaniato nel bosco cercò di mettersi in salvo sul ponte. «Ritirata!» Un freddo pungente si sollevò come nebbia abbracciando la città oltre il fiume. «Erano degli spari», disse Ulf Fitzgibbonson guardando verso la prateria. Nella sua lunga carriera da criminale del mare, si era trovato molte volte ai ferri corti con le autorità. Avrebbe riconosciuto il rumore di un'arma da fuoco anche a chilometri di distanza. I soldati sfilarono rapidi ai loro fianchi, dirigendosi al ponte. Stava succedendo ora. Il giorno del giudizio era arrivato. Donald e gli altri ne avevano avuto un piccolo assaggio settimane prima, ma adesso era tutto diverso. Adesso Ariel era laggiù insieme a lui. Adesso sua figlia rischiava la vita. «Io vado!»
No, aspetta, Donny! Ormai non è più sicuro uscire con il fuoristrada! Gli alieni sono qui! Un'esplosione improvvisa colorò il cielo facendoli voltare di scatto. Donald scattò verso la macchina che avevano usato per arrivare in città. Era già seduto al posto di guida quando Bordak ed Ulf si accorsero della sua fuga. Salirono nel veicolo con lui, dopodiché partirono facendo sgommare gli pneumatici. Svoltato l'angolo, un drappello di soldati gli sbarrò il passaggio, facendogli cenno di scendere e allontanarsi subito. Donald non li ascoltò. Ingranò la retro ed imboccò un'altra strada che fiancheggiava la riva del fiume nella stessa direzione presa da Ariel e Carmine. «Non ci lasceranno mai passare!» sbraitò Bordak indicando altri soldati appostati più avanti. Donald suonò il clacson con i nervi a fior di pelle. «Levatevi di mezzo!» urlò sfrecciandogli davanti a gran velocità, poi puntò verso il boschetto che precedeva la prateria. Erano ancora parecchio distanti quando una lunga serie di scoppi sordi risuonarono alle loro spalle. Dopo una manciata di secondi, gigantesche lingue di fuoco si sollevarono oltre il bosco, come se un glorioso drago di lava stesse sorgendo dalla terra. Donald inchiodò. «Cazzo, Donald! Ci farai uccidere tutti! Torniamo indietro subito!» sbraitò Bordak, che durante quella manovra aveva perso il sigaro. «Guardate!» disse Ulf dai sedili posteriori, allungando il dito irsuto verso la schiera di alberi spelacchiati. Il fuoco stava divorando ogni cosa, e tra tutte quelle fiamme incandescenti, centinaia di esoscheletri fumanti balzavano attraverso il rosso crepitio delle scintille. Altri scoppi alle loro spalle ed altre esplosioni devastanti nella prateria. Un soldato di guardia al ponte li raggiunse sbracciandosi disperatamente. «Tornate subito indietro! Tornate indietro, ho detto!» «Donald, non possiamo fare più niente. Tuo fratello e tua figlia saranno già dall'altra parte della montagna ormai. Forse sono più al sicuro loro di noi!» Donald fece inversione e ripercorse il ponte fino a raggiungere il magazzino accanto al corso d'acqua. I soldati marciarono verso il bosco, chi impassibile in volto, chi con la paura che gli impallidiva il corpo. Le strida degli alieni sovrastavano ogni altra cosa. L'unico suono familiare in quel momento era il fragore dei tuoni devastanti che spaccavano il cielo sopra le loro teste. «Con me! Alla postazione Bravo!» urlò il capo di un contingente che sfilava di fronte alla vecchia chiesa. «Dove sono andati Günther e Rofi? Prendiamo delle armi. Non ho intenzione di combattere quelle cose a mani nude», disse Ulf voltandosi di continuo verso l'orizzonte incendiato. I mortai sparavano senza interruzione dalla città e i soldati correvano ovunque per le strade. La fine di tutto. «Donald, seguimi!» gli ordinò Bordak attraversando i banchi di fumo causati dall'innesco dei colpi di mortaio. «Quanti saranno gli alieni?» chiese Ulf pronunciando le ultime parole in uno stato prossimo alla disperazione. I caccia da combattimento sfrecciarono sopra la prateria compiendo rapide manovre. Gli alieni attraversavano in massa il boschetto quando un'immensa esplosione li travolse, cancellando ogni pianta ed ogni esoscheletro nell'aria. Le fiamme divoravano i resti carbonizzati e la squadra di aerei volteggiò nel cielo sganciando un'altra serie di bombe sulla marea nemica. Quella guerra si stava trasformando in un massacro dopo solo pochi attimi dall'inizio. Günther si riunì al gruppo, accompagnato dall'orso, che era terrorizzato dagli orrendi richiami degli alieni e dal fracasso incessante delle bombe che esplodevano da tutte le parti. Günther aveva indossato una di quelle armature tecnologiche di ultimo modello, disassemblando però la protezione delle braccia e il caschetto digitale. Era pronto a combattere. «Se una di quelle cose ti taglia un braccio, ti pentirai di aver rimosso le placche di protezione», commentò Bordak, togliendo la sicura al suo fucile. «Devo avere le braccia libere di muoversi per usare questa», disse Günther picchiettando con le nocche sulla lama luccicante dell'ascia. L'ascia che Yakar aveva perso sul campo di battaglia dopo che quelle creature lo avevano portato via. L'ascia che Ulf Firsgibbonson gli aveva donato poco prima che ripartissero alla volta di Grenoble. Contemplava la lama perfettamente lucida quando i caccia sfrecciarono nuovamente sopra di loro. Rofi ruggì fiutando l'aria timoroso. Allungò il naso in una direzione, poi nell'altra. Qualcosa lo stava spaventando. E non si trattava delle bombe o dell'orda di alieni oltre il fiume. Si trattava di qualcos'altro. Qualcosa che ancora non si vedeva. Qualcosa celato dove nessuno avrebbe mai pensato. Il terreno tremò. Era successo anche l'altra volta, prima che quella gigantesca creatura pallida uscisse dalla montagna. Ma ora erano lontani dalla prateria, lontani dall'astronave. Cosa causava quelle vibrazioni?
Senza che Donald riuscisse a rispondersi, l'asfalto davanti a lui esplose per aria e due enormi tenaglie strisciarono fuori da una galleria sotterranea. Il suolo tremò nuovamente mentre gli alieni iniziavano a schizzare fuori ovunque dalle viscere della terra, dall'asfalto, dall'erba. Tutto franava lì dove quelle creature scavavano. Il cemento sotto i piedi di Ulf vibrò e il vecchio abbassò lo sguardo attonito. Avvertì una leggera pressione alle piante dei piedi, poi la strada iniziò a sgretolarsi e una cunetta si sollevò di qualche centimetro facendolo traballare sul posto. Günther lo spinse via, puntò il suo fucile a terra e scaricò una lunga raffica di colpi che bloccò di colpo la crescita della cunetta. Richiami agghiaccianti giungevano di continuo dalle montagne immerse nell'oscurità. Gli alieni sbucavano fuori da ogni direzione, erano a migliaia e li stavano circondando. Gli uomini sparavano a qualsiasi cosa si muovesse nell'ombra, ma l'invasione nemica non sopraggiungeva più soltanto dalla prateria. Ora i predatori li stavano aggredendo anche da sottoterra. «Ammazzatele tutte! Non cedete il loro terreno!» urlò il generale poco distante da dove si trovavano loro. La colonia fantasma che tanto aveva cercato in quei giorni era tornata in superficie cogliendoli di sorpresa. Poteva significare la morte di tutti coloro che si trovavano a Grenoble. Poteva significare la fine della guerra. Una luce rossa lampeggiava ad intermittenza falciando i volti cupi degli uomini seduti nella stiva. «Due minuti al bersaglio», annunciò la voce distorta del pilota. I sedili dove si erano allacciati con le cinghie di sicurezza venivano sballottati continuamente mentre la C-130 perforava i nuvoloni neri in alta quota. Erano cinque gli enormi aerei da guerra che sorvolavano Grenoble, così distanti dal suolo che l'unica cosa che si riusciva a distinguere di sotto erano le fiamme che divampavano intorno alla città. «Tenetevi forte! Diamo un'altra passata di artiglieria, poi toccherà a voi!» disse il capitano della squadra camminando avanti e indietro per la rampa. La struttura della C-130 vibrò nello stesso istante in cui rapidi e potenti colpi esplosivi vennero sparati a terra, dove esplosero creando brutali onde d'urto. Dufus Barghera guardò negli occhi Foster, il compagno d'armi con cui aveva affrontato ciò che altri sarebbero stati solo in grado di immaginare. «Sei pronto, Dufus?» «Sono pronto! Non mi è mai piaciuto fare paracadutismo. Figuriamoci atterrare in mezzo a quei dannati mostri!» disse l'omone tirando indietro la leva di caricamento della sua mitragliatrice munita di un caricatore a nastro da 200 proiettili. Uno scossone improvviso fece tremare lo spazioso abitacolo dove gli uomini attendevano nervosamente di saltare. «Dici che resterà qualcosa là sotto dopo che i bombardamenti a tappeto si saranno conclusi? Non essere così positivo, Foster. Se pensi al peggio delle cose non verrai mai deluso. Hai visto con i tuoi occhi cosa sono in grado di fare quelle cose?» Il capitano della squadra si spostò in mezzo alla stiva, dove tutti lo fissarono in attesa di aggiornamenti. «Tenetevi pronti! Appena riceviamo il via libera, il portellone si aprirà. Le truppe di terra vi segnaleranno con dei fumogeni rossi dove atterrare. Scendete fino agli 850 metri prima di aprire il paracadute e non allontanatevi troppo dalla traiettoria di discesa. Detto questo, buona...» Uno scossone più violento dei precedenti interruppe il suo discorso. Il capitano della squadra aviotrasportata tornò di corsa in cabina di pilotaggio per capire cosa stesse accadendo. Dufus lanciò uno sguardo preoccupato a Foster. «Qualcosa non va, te l'avevo detto di non parlare troppo presto!» Sotto di loro le squadriglie di caccia cabravano rapidamente bombardando la prateria invasa dagli alieni. Un suono agghiacciante si diffuse nell'etere. Proprio come era accaduto durante la prima grande invasione, quando la flotta dell'ammiraglio Umbriel era stata neutralizzata dall'impulso elettromagnetico. Canti di balena. Tutte le luci di Grenoble si spensero contemporaneamente. Un attimo dopo i caccia si schiantarono al suolo uno dopo l'altro, come mosche suicide che si lanciano in picchiata sul pavimento. Gli AC-130 erano parecchio più in alto, eppure la distorsione elettromagnetica sembrò interferire anche con la loro strumentazione di bordo. Gli scossoni si fecero più violenti, ma i motori continuarono a funzionare. Il capitano tornò nella stiva grondante di sudore con il volto di un pallido cadaverico. «Preparatevi a saltare!» Il grosso portellone cominciò ad aprirsi lentamente, facendo infiltrare all'interno forti scariche di vento che turbarono i loro volti e i loro pensieri. Il pilota sbraitò spaventato qualcosa di incomprensibile al suo collega. L'interferenza proveniente da terra sembrava aumentare sempre più di intensità e tra poco li avrebbe investiti in pieno.
Lanciatevi! Fuori, fuori, fuori! Ordinò il capitano sbracciandosi in direzione del portellone spalancato. I primi uomini della fila si lasciarono trasportare fuori dal vento e pian piano gli altri li seguirono saltando nel vuoto. Ben presto arrivò il turno di Foster e Barghera. Erano gli ultimi della squadra a doversi lanciare. Si fermarono sulla rampa e lì si scambiarono un ultimo sguardo. In bocca al lupo, amico mio! Ci vediamo di sotto! Buona fortuna, Foster! Se vuoi sopravvivere, cerca di restarmi vicino una volta a terra. Prima devi prendermi! Urlò Foster saltando nelle nuvole scure. Dufus sorrise seguendolo nel vuoto. Dopo un breve istante in cui non si vide nemmeno il suolo, Barghera ebbe una chiara visione dello scenario apocalittico in cui Grenoble era sprofondata. Soldati che sparavano disperatamente ed esplosioni devastanti ovunque nella prateria. Poi, scendendo ancora di quota, qualcosa di ancora più sconcertante si palesò ai suoi occhi. Il terreno stava franando, come se una gigantesca faglia stesse per aprire a metà la terra. Sotto di lui i primi compagni aprirono il paracadute parecchio in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Decise di scendere ancora un po' prima di aprire il paracadute tirando la cordicina del suo zaino. Milioni di creature sbucavano dal sottosuolo, brulicando, scalciando, dilaniando. Una sull'altra si riversavano per tutta l'area adiacente alla città. I fumogeni rossi che avrebbero dovuto segnalare il luogo dell'atterraggio erano scomparsi sotto la miriade di esoscheletri in fermento. Iniziò a piovere, non gocce leggere sparute come succedeva solitamente, no, un vero e proprio diluvio universale. Dufus controllò la radiolina, non funzionava. Gesticolò ad un paio di compagni vicini indicando il punto in cui sarebbe sceso. Poi un cigolio metallico gli fece alzare la testa al cielo scuro. Oltre al numero incalcolabile d'acqua che gli franava addosso, la C-130 che li aveva portati fin lì stava precipitando rapidamente verso il suolo. I motori emettevano un gracido rumore sordo che fu occultato soltanto dai numerosi tuoni che esplodevano in atmosfera. A terra gli esoscheletri bagnati delle bestie sgusciavano come serpenti quando Barghera cominciò a sparare con la sua mitragliatrice. Urlò rabbiosamente senza mirare con precisione. Non aveva idea di dove finisse tutto quel piombo, ma fu certo di aver tranciato parecchi alieni. Lasciò andare il mitra che rimase appeso al suo corpo grazie ad una cinghia legata sulla spalla. Afferrò le corde di comando del paracadute e virò a sinistra, atterrando sul terreno infangato poco oltre il ponte che conduceva lì dove una volta c'era il boschetto. Si liberò della tela e puntò la mitragliatrice verso la prateria. Alle sue spalle il ponte era ancora in mano ai soldati, ma ben presto l'orda di creature fameliche li avrebbero raggiunti. Estrasse un fumogeno dalla divisa, strappò la soletta e lo lanciò originando una colonna di fumo rosso che salì verticalmente in cielo. Le squadre di paracadutisti che si erano lanciati dagli altri 4 AC-130 virarono verso quella posizione, atterrando chi più avanti e chi più indietro. «Presto, informazione, stanno arrivando!» urlò Barghera sdraiandosi a terra e aprendo il bipiede di supporto agganciato alla canna della mitragliatrice. Mirò verso il boschetto devastato dalle fiamme. Una decina di alieni balzarono attraverso le lingue di fuoco, correndogli velocemente incontro. Dufus iniziò a sparare mirando e spappolando qualsiasi cosa gli finisse sotto tiro. «Barghera, ce l'hai fatta alla fine!» urlò Foster, impegnato a sparare con il suo fucile d'assalto. «Alle vostre spalle!» urlò un soldato nelle retrovie. Dufus si voltò e con la coda dell'occhio vide due file di alieni fuoriuscire ordinate dal fiume, sbarrando il passaggio dall'altro lato. «Foster, prendi qualcuno e occupatevi di loro!» ordinò, tornando a concentrarsi sull'orda che avanzava dalla prateria. Colpì un esemplare mozzandogli due zampe anteriori, ma quella strisciò dietro le sue compagne, riparandosi un attimo prima che Dufus potesse finirla. Prestò attenzione al nastro di munizioni. Stava per esaurire i colpi e ricaricare la mitragliatrice richiedeva tempo. Gli alieni erano talmente numerosi che ebbero presto l'impressione di affrontare un'unica entità strisciante, l'idra dell'antica mitologia. Più teste tagliavano e più belve sbucavano fuori. Urlò un soldato alle loro spalle mentre un alieno lo sventrava a metà estraendovi le budella. Le cose al ponte si mettevano male, presto li avrebbero circondati. Dufus si rialzò, spostò la cinghia in modo tale da bloccarsi la mitragliatrice dietro la schiena, estrasse le due pistole dalle fondine ed iniziò a sparare agli alieni che uscivano dal fiume. «Ammazziamole tutte!» sbraitò vuotando entrambi i caricatori. Foster e gli altri della squadra uccisero tutti gli esemplari alle loro spalle, ma ne stavano arrivando altri dalla direzione opposta. «Attenzione!»
urlò Barghera allungando una mano verso Foster. Un alieno lo travolse alle spalle scaraventandolo sul duro cemento del ponte, chiuse le tenaglie sulle gambe di Foster e provò subito a trascinarlo via. Dufus ricaricò le pistole e, sparando in modo estremamente preciso, uccise il mostro che aveva aggredito l'amico. «Foster! Foster, tutto bene?» gli chiese inginocchiandosi a fianco e ricaricando la grossa mitragliatrice. «Dufus! Non riesco a muovermi! Non riesco a muovermi! Aiutami! Le gambe, Dufus! Non sento più le gambe!» Inserì il nuovo nastro di munizioni, dopodiché afferrò le braccia di Foster ed iniziò a trascinarlo verso la città. «Dufus, mi ha rotto la schiena! Non posso muovermi, cazzo! Non posso muovermi!» I soldati rimasti al ponte cominciarono a correre verso gli edifici del centro. Perfino i paracadutisti scesi insieme a Barghera scapparono in cerca di riparo, lasciandolo da solo con Foster. La marea scura di alieni dalle fauci appuntite si agitava davanti a lui. Quegli attimi sembrarono scorrere al rallentatore. Dufus trascinava il suo compagno paralizzato, mentre il muro di tenaglie si faceva sempre più vicino. Con la mano sinistra mantenne la presa sul braccio di Foster e con la destra iniziò a sparare con la mitragliatrice. Gli alieni, crepitanti dalla voglia di farlo a pezzi, si ammassavano a meno di 2 metri di distanza. Dufus si acquattò in continuando a retrocedere verso la città. Nonostante stesse triturando un gran numero di alieni, enormi teste lunghe che le sbucavano di continuo da sotto le carcasse dei caduti, prendendone il posto. Un esemplare si lanciò sopra le compagne, scivolando proprio a fianco a Foster, gli chiuse le tenaglie sul busto e con un brutale strattone lo strappò dalle braccia di Barghera. Vide gli occhi di Foster che si allontanarono da lui fino a scomparire dietro le fila di fauci bavose. Cadde a terra, ma non smise mai di sparare. Respirò affannosamente, rialzandosi subito in piedi. Agitò la canna della sua mitragliatrice a destra e a sinistra, tentando di tenere a distanza la valanga di alieni bramosi. Il nastro delle munizioni si stava per esaurire per la seconda volta e le creature ormai gli erano addosso. Iniziò a correre verso la città dove i restanti membri del suo gruppo si stavano dirigendo. Le strida insopportabili degli alieni gli avevano invaso il cervello, azzerandogli i pensieri. Il cuore batteva disordinatamente dietro le costole. Era arrivata la sua fine. Come per Foster, forse era giunta anche la sua ora. Svoltato l'angolo si trovò davanti una fila di furgoni che erano stati parcheggiati in modo tale da ostacolare l'avanzata dell'orda di alieni. «Correte oltre i veicoli, presto!» urlò il capitano della squadra di paracadutisti poco prima che Dufus lo sorpassasse lanciandosi sotto uno dei camion. Un secondo dopo saltò fuori un drappello di uomini di cui non aveva notato la presenza. Spararono contro la marea di creature oscene che dilagavano come un fiume di petrolio munito di zampe e artigli. «Dufus!» esclamò Bordak aiutandolo a tirarsi su. «Ma da dove cazzo salti fuori tu? Sparate, sparate!» urlò uno dei soldati appena arrivati con Bordak. Dufus appoggiò la schiena contro un muretto per ricaricare la sua ingombrante mitragliatrice. «Donald, vecchio mio, che ci fai qui?» disse, riconoscendo l'uomo che gli aveva salvato la vita durante il primo scontro. Donald fece per rispondere, ma un'esplosione abbagliante distrusse il ponte, proiettando in aria gli esoscheletri infiammati degli alieni. Seguirono altri scoppi brutali che spappolarono gran parte dell'orda di predatori. Una squadra di caccia sfrecciò sopra di loro, cabrando subito dopo per disperdersi nel buio delle nuvole sovrastanti. Il diluvio non accennava ad arrestarsi. Il temporale pareva la voce della terra che ruggiva sofferente per lo scontro devastante che la stava consumando. Le fiamme si alzavano in alto nel cielo e le creature dal manto scuro le oltrepassavano in massa dirigendosi verso la città. Dufus posizionò la sua mitragliatrice sul cofano del camion per ridurre il rinculo e riprese ad uccidere qualunque cosa si avvicinasse troppo alla linea difensiva. Carmine aveva spento il motore dell'imbarcazione e ora procedevano a rilento con la sola forza delle sue pagaiate. La pioggia cadeva veloce e pesante, riducendo di molto la visibilità. L'aria si era fatta gelida e sulle cime delle montagne più alte la neve ancora resisteva al caldo della nuova stagione. Le rive del fiume erano deserte e già da un po' di tempo riuscivano a sentire in lontananza i versi raccapriccianti degli alieni e le bombe che scoppiavano facendo tremare il terreno. Carmine decise di proseguire remando per evitare di far troppo rumore. Un drone dell'esercito li aveva sorvolati poco prima che il cielo si oscurasse dietro le nuvole temporalesche.
Forse i soldati sapevano dove si trovavano e presto avrebbero mandato qualcuno a recuperarli, o meglio ancora ad aiutarli. Questo era ciò che Carmine sperava dal momento in cui avevano requisito la piccola imbarcazione. Aveva come il presentimento che il loro viaggio sarebbe stato di sola andata. Un fulmine viola pulsò allungandosi nel cielo, seguito da un forte boato che sembrò sprigionare un'onda d'urto. Pagaiò in silenzio mentre Ariel parlava da sola seduta davanti a lui. L'entità invisibile, quella che gli aveva detto di essere un angelo di Dio, li stava guidando come aveva promesso. «Scendiamo laggiù», disse sua nipote indicando la riva poco distante. Carmine spinse la barca sulla sponda sassosa e scese per trascinarla fino ad un albero. «Leghiamola qui, ci servirà per il ritorno». «Ragazzina, non credo che ci sarà un viaggio di ritorno. Senti tutti questi versi, là dentro brulicherà di alieni. Ce la faremo e torneremo sani e salvi». Carmine legò l'imbarcazione ad uno dei rami più spessi dell'albero, poi raggiunse Ariel che contemplava in silenzio la montagna che si ergeva solitaria davanti a loro. Sul fianco destro era lì che doveva andare, lì dove l'enorme astronave aliena era mezza conficcata nel terreno. Esplosioni devastanti ed urla di terrore mischiate alle strida del nemico sopraggiungevano di continuo dall'altro versante. La battaglia nella prateria doveva essere un bagno di sangue. La montagna emanava come degli impulsi di calore che tapparono le orecchie ad entrambi. Ariel si voltò verso Carmine, gli prese le mani e sotto quel violento diluvio disse: «Torna indietro, zio. Non voglio che ti accada nulla. Mi hai portato fino a qui e per questo ti sarò per sempre grata. Torna indietro. Ora mi guiderà Beth. Cosa stai dicendo, ragazzina? Io non ti lascio qui da sola. E invece è quello che farai. Torna indietro, mettiti in salvo. Cercati una brava donna che sappia apprezzare lo splendido uomo che sei. Premuroso e dolce sotto tutte quelle maschere di rabbia e orgoglio dove hai nascosto la tua anima. Torna indietro, Carmine. Questo è il mio destino, non il tuo». Ariel lasciò le sue mani ed iniziò a scalare il fianco della montagna, risalendo verso la struttura aliena coricata nelle tenebre più in alto. Carmine la fissò allontanarsi sempre più. Il cuore gli batteva all'impazzata, il cervello bloccato come tutti i muscoli del suo corpo. Doveva lasciarla andare. Ma era sbagliato. Sentiva che se lo avesse fatto, sarebbe stato l'ennesimo errore della sua vita disastrata. Non voleva più fuggire da niente. Ariel non aveva idea di quanta strada avesse già percorso, ma ormai doveva esserci. L'astronave non era più visibile dallo stretto passaggio roccioso che stava attraversando. Mise il piede su una pietra che, non reggendo il suo peso, franò, creando una piccola cascata di macigni. Diluviava così prepotentemente che il contatto con le gocce d'acqua era quasi doloroso. Guardò alle sue spalle e in mezzo a tutta quell'acqua in caduta libera avvistò Carmine. Alla fine non le aveva dato retta. Suo zio si arrampicò con fatica sul fianco friabile della montagna, raggiungendola al passaggio roccioso. «Ti avevo detto di...» «Non mi interessa cosa hai detto, ragazzina. Io ti resto accanto». Ariel abbozzò un sorriso. La sua espressione era diversa, sicura come prima di arrivare lì, ma allo stesso tempo preoccupata per qualcosa che ancora non riusciva a vedere. Si arrampicarono insieme sulla parete di roccia, uscendo dall'altro lato del passaggio. Appena alzarono la testa, l'imponente astronave aliena apparve di fronte a loro. Le ondate di calore radioattivo erano più intense adesso, così come i richiami delle creature rimaste all'interno. Sembravano attendere il loro arrivo. Carmine deglutì sfinito dalla scalata. Non poteva credere di essere arrivato fino a lì. La resa dei conti era alle porte. «Entriamo», disse Ariel dirigendosi verso uno dei varchi sul fianco della struttura. «Passiamo da uno di questi tunnel. Ci porterà nella grande sala dove è situato il cilindro». «Signore, anche la seconda squadra di caccia è stata abbattuta e gli ultimi due AC-130 sono stati costretti a rientrare per un malfunzionamento della strumentazione di bordo», disse il maggiore Avoj Birrell attirando su di sé tutta l'attenzione della plancia. «Che mi dite degli altri tre?» chiese il comandante Maren in pensiero per Foster e Barghera.
Signore, abbiamo perso il contatto con le prime squadre aviotrasportate già da un pezzo. Molto probabilmente sono stati investiti dall'impulso elettromagnetico. Non sappiamo nemmeno se abbiano fatto in tempo a lanciarsi. Rombat sbuffò avvilito. Le cose si mettevano sempre peggio e da quando era giunta la notizia che la colonia principale era sbucata dal sottosuolo di Grenoble, le probabilità di vincere erano crollate ad una misera percentuale. Il comandante guardò il lungo ponte della Sant'Elena. Rimanevano ancora degli aerei da far decollare, ma di piloti ne restavano ben pochi. Maggiore, dia l'ordine di far decollare anche l'ultima squadra di caccia. Contatti il comandante della Santa Margherita e gli dica di far partire tutti i velivoli che gli sono rimasti. Oramai siamo alla resa dei conti, tanto vale attaccare con tutto ciò che ci resta. A Vosges Birrell raggiunse la postazione di comunicazione per inoltrare gli ordini di Maren. «Bat, rimediami uno di quei tracker. Voglio controllare una cosa con il satellite». Se erano destinati a perdere, non lo avrebbero fatto senza prima portarsi dietro quelle creature. Stavano devastando la terra, la loro casa. Era giusto restituirgli pan per focaccia. Controllò sul dispositivo consegnatogli dal tecnico Rombat. La montagna brulicava di alieni che si disperdevano sulle praterie fino ad invadere il confine esterno della città. Gli uomini erano asserragliati tra gli edifici, in trappola come topi e prossimi alla morte. «Maggiore, mi metta in comunicazione con i piloti degli AC-130 rimasti nell'aria». «Che intenzioni ha, signore?» «Gli faremo bombardare l'astronave con tutte le munizioni che hanno a bordo. Voglio che si accaniscano su quell'affare fino a che l'intera montagna non sarà stata rasa al suolo. Distruggiamo la loro casa come stanno facendo con noi!» Un altro impulso elettromagnetico aveva abbattuto anche il secondo squadrone di caccia, ma da un punto imprecisato tra le nuvole del cielo piovevano ancora bombe a raffica sganciate dagli AC-130. Donny esaurì il secondo caricatore del suo fucile, ne prese uno nuovo dal muretto accanto e lo inserì nell'arma. «Bordak, dove porta il fiume che hanno risalito mia figlia Carmine?» chiese al capitano, che dopo aver ucciso un alieno lo guardò con la coda dell'occhio. «Ricordi quando siamo scappati dall'astronave? Bene, loro sbucheranno proprio sotto quel sentiero. È lontano, Donny. Che ti sei messo in testa di fare?» «Pensavo alle parole che mi dicesti quella sera all'accampamento dall'altro lato del fiume. Anche io non sono mai stato l'uomo di cui la mia famiglia aveva bisogno. Ho perso mia moglie perché non le sono restato accanto durante la sua malattia e ora sto per perdere anche Ariel. Non starò qui ad aspettare di morire. Vado a riprendermi mia figlia!» disse Donald correndo verso un pick-up vicino alla postazione di difesa. «No, Donny, torna qui, ti ammazzeranno!» Bordak abbassò la guardia per un momento. Nonostante intorno a loro ci fosse un vero e proprio inferno di fauci che si serravano e di piombo che fischiava, sembrava che quelle parole avessero smosso qualcosa dentro di lui. «Ti aiuterò, amico mio. Non ti lascerò da solo adesso», sussurrò tra sé correndogli dietro. «Dove state andando?» urlò Barghera in piedi sul cofano del furgone ricoperto di bossoli. «Bordak, dove state andando? Tornate indietro, stupidi!» sbraitò inutilmente cercando di farli desistere. Una montagna di esoscheletri butterati circondava Dufus, che non avrebbe mai potuto seguirli in alcun modo. Donald si mise alla guida e partì a tavoletta. Ulf e Günther avevano assistito alla scena e insieme decisero di andare con il capitano. «Venite, presto!» disse Bordak indicando un furgone cerato al lato della strada. «Salite, muovetevi e attenti a cosa toccate là dietro!» Donny era già lontano. Percorreva la strada principale in direzione opposta al ponte distrutto dalle bombe. Ai fianchi della strada i rinforzi correvano disperatamente al confine con la prateria. Bordak si mise il detonatore nella tasca del giubbotto, dopodiché controllò nello specchietto retrovisore se Günther e Rofi fossero già saliti nel retro. Partirono all'inseguimento. «Cosa gli è passato per la testa?» chiese Ulf seduto al suo fianco puntando il fucile oltre il parabrezza. Guardò attraverso l'ottica di precisione ed esclamò. «Si è fermato! Donald si è fermato poco più avanti! Svelto, raggiungiamolo!» Dalla radura oltre il fiume la marea scura di alieni stava puntando verso la città. Non c'era più via di fuga per nessuno. Raggiunsero il pick-up di Donald che si era fermato poco prima di un vecchio ponte in legno. Bordak scese di corsa e gli bussò al finestrino. «Donny, non riusciremo mai a raggiungere la montagna da questa parte! Andiamo! Ci faremo strada sparando!» «Sono troppi, amico mio! Torniamo indietro! Dobbiamo avvertire gli altri che quelle cose ci stanno per circondare!»
Pensate voi ad avvisarli. Io devo salvare mia figlia. No, Donald, non posso lasciartelo fare. Ma forse conosco un altro modo. Donnie non lo ascoltò nemmeno. Fissava preoccupato l'ammasso di esoscheletri in arrivo. Spero solo che questo ti possa aiutare, amico mio. Bordak tornò al furgone, dette gas fino a posizionarsi davanti al pick-up sbarrandogli la strada. Si voltò verso Ulf e Günther. Scendete! Sbraitò minaccioso. Che hai intenzione di fare? Chiese Ulf sbigottito. Scendi, maledetto vecchiaccio! Tira giù anche il biondo e il suo orso! Via, lontani da qui! Günther saltò giù, seguito da Rofi e Ulf. Il furgone partì attraversando il ponte che cigolò in modo preoccupante. Il capitano provò ad accendere lo stereo, ma quello tentennò senza attivarsi del tutto. «Maledetta bastarda, parti!» urlò sferrando un pugno sul cruscotto. La musica si scatenò all'esterno del furgone come un bellissimo arcobaleno dopo una giornata piovosa. Un pezzo di jazz alquanto movimentato che lo pervase dandogli una spinta di coraggio. Il capitano Siri Bordak alzò al massimo il volume del brano della Preservation Old Jazz Band, intitolato That's It. Accese un sigaro e spinse il furgone verso la linea del nemico. Le bestie scure strisciavano a centinaia davanti a lui. Azionò il clacson con colpi secchi di pugno. «Venite, figli di puttana! Venite a prendermi!» urlò affacciandosi dal finestrino. Gli alieni nella prateria si unirono a formare un unico fiume di esoscheletri in movimento e ben presto recuperarono il furgone di Bordak lanciato alla massima velocità. Passò sopra ad un esemplare spappolandolo, poi ne colpì un altro con il fanale destro maciullandolo sotto il cofano. «Vi faccia il culo!» sbraitò ridendo come un pazzo. Sputò fuori una nuvola di fumo stringendo il sigaro tra i denti. La canzone gli stava trasmettendo la stessa energia mistica che gli avevano conferito le bevande allucinogene di Ulf. Svoltò a destra spiaccicando un altro paio di alieni. Il fiume di predatori lo raggiunse in massa sul lato sinistro. Alcuni esemplari si arrampicarono sul tettuccio destabilizzando la vettura. Donald, Ulf e Günther stavano guardando la scena dall'altra parte del ponte quando il furgone del capitano si ribaltò strisciando per diversi metri sul prato. Un attimo dopo esplose in una gigantesca palla di fuoco che inghiottì gran parte dell'orda. «No, Bordak!» urlò Donald con il cuore in gola. Anche Günther ed Ulf sbarrarono gli occhi davanti alla colonna di fuoco che si alzava da terra. Quel pazzo di Bordak si era fatto saltare in aria per dare loro una possibilità. «Salite, muoviamoci prima che ne arrivino degli altri!» Günther saltò sul retro insieme a Rofi, mentre Ulf si legava la cintura di sicurezza accanto a Donald. «Reggetevi forte e tenetevi pronti a sparare!» Superarono il ponte sfrecciando verso lo stretto sentiero che risaliva al fianco della montagna. Gli alieni sopravvissuti all'esplosione devastante si accorsero di loro e mettendosi in formazione li inseguirono. «Ci sono dietro, Donald! Accelera, accelera!» urlò Günther dal retro facendo fuoco con il suo fucile a pompa. Rofi si era rannicchiato terrorizzato alle sue spalle dove brontolava cercandovi rifugio. Sette missili piovvero perpendicolarmente dal cielo colpendo uno dopo l'altro la montagna. Si sollevò un enorme polverone che insieme al diluvio persistente di quella notte nascose completamente l'orizzonte. Poco dopo un tonfo tremendo fece vibrare il terreno scuotendo i palazzi della città alle loro spalle. Il gruppo di inseguitori sprigionò una serie di richiami che nell'ammasso pulsante parvero come un unico suono stridulo. La maggior parte degli esemplari abbandonò l'inseguimento dirigendosi verso il polverone alla base della montagna dove non appena un lampo illuminò il cielo si intravide l'astronave aliena accasciata al suolo. L'esercito aveva bombardato pesantemente la struttura facendola scivolare giù fino alla prateria. La montagna era spezzata, dilaniata ed in fiamme lì dove la roccia aveva resistito ai colpi del supporto aereo. «Accelera, Donald! Ci stanno raggiungendo!» urlò Ulf voltandosi verso gli inseguitori rimasti. Günther aveva quasi terminato le munizioni e a Donnie restavano solo un paio di caricatori. Donald inchiodò. «E se Ariel fosse là dentro?» si domandò contemplando l'imponente astronave fumante. «Donald, non possiamo fermarci qui! Accelera, via, via!» sbraitò Günther guardando le innumerevoli tenaglie serrarsi sempre più vicine. «Mia figlia potrebbe essere là dentro! Dobbiamo entrare nell'astronave!» «Cosa? Devi essere impazzito! Accelera, Donald, arrivano!»
Günther iniziò a sparare mantenendo distanti i primi esemplari che provarono a balzare sopra il veicolo. Donald svoltò giù per una stradina scoscesa che li fece sballottare sui sedili. «Attento!» urlò Ulf poco prima che un grosso albero colpisse la portiera sinistra. Donald strinse il volante con entrambe le mani cercando di non far ribaltare il pick-up su qualche roccia sporgente. Superarono una cunetta che fece impennare il retro del veicolo. Rofi grugnì scivolando giù. Rotolò sul terreno e le belve lo raggiunsero in un baleno. «Fermo, Donald, fermo!» sbraitò Günther saltando giù per soccorrere il suo orso. Un alieno comparve da sinistra, prese una rapida rincorsa e si scaraventò di testa contro il fianco del pick-up. Subito dopo ne arrivò un secondo in picchiata e un terzo sul fianco opposto. Il veicolo si inclinò pericolosamente rotolando giù per la scarpata fino ad ancorarsi contro un grosso pino qualche metro più giù. «Usciamo!» grugnì Ulf dolorante con il dubbio di essersi rotto un braccio. Donald lo seguì fuori dal rottame in cui era stato ridotto il pick-up. Quattro alieni scesero la scarpata puntando famelici verso di loro. «Ce la fai, Ulf?» chiese Donald sorreggendolo per una spalla. «Sì, pensa a sparare!» Imbracciarono i fucili ma spararono solamente quando furono certi di andare a segno. I proiettili scarseggiavano ed erano parecchio lontani dalla città. Dopotutto, per quello che ne sapevano, Grenoble poteva essere già diventata un cimitero. Un ruggito annunciò l'arrivo dell'orso polare. Rofi corse giù per la discesa andando a nascondersi dietro Donnie ed Ulf, mentre poco più indietro il suo padrone si faceva strada a colpi di fucile. «Günther, vieni qui!» lo chiamò Ulf esaurendo il suo ultimo caricatore. «Non abbiamo più colpi, dobbiamo andarcene via subito!» «No, dobbiamo raggiungere l'astronave!» «Non ce la possiamo fare, Donald, sono in troppi! Al fiume, presto!» disse Ulf afferrando l'avambraccio di Donnie per trascinarselo dietro. Rofi si bloccò per vedere dove fosse finito Günther. Fiutò l'aria terrorizzato senza fuggire. Era preoccupato per il suo padrone, l'uomo che gli aveva salvato la vita quando era ancora un cucciolo. Brontolò senza azzardare a fare un passo verso di lui. Günther, qualche metro più indietro, sferrò un fendente brutale con l'ascia, aprendo uno squarcio enorme sull'addome di un alieno che si svuotò delle interiora come un caco maturo. «Presto!» l'incitò nuovamente Ulf addentrandosi nel fiume gelido. Forse la notte le acque mosse li avrebbero camuffati dai predatori che avevano alle calcagna. In fin dei conti quegli esseri erano senza occhi, come potevano vederci sott'acqua? Günther si legò l'ascia sulla schiena e ricaricò il fucile a pompa. «Immergetevi in profondità e lasciatevi trasportare dalla corrente. Se rimarrete completamente immobili non vi vedranno!» Rofi attraversò il fiume riemergendo sulla sponda opposta. Ulf si lasciò sprofondare nell'acqua fonda mentre Donald sparava agli alieni che ancora scendevano dalla scarpata. Günther fece perseguirli quando all'improvviso si aprì un varco nel terreno lì accanto ed una belva scura balzò fuori braccandolo al busto. Lo scaraventò a terra ed iniziò a trascinarlo verso la prateria oltre la collina. Günther impattò la schiena contro un albero perdendo il fucile, ma fortunatamente l'armatura che indossava lo difese dalle chele micidiali che non riuscirono a tagliarlo a metà. Tempestò di pugni la testa dell'alieno che tentennò per qualche istante prima di entrare in un varco nel sottosuolo che scompariva nelle viscere della terra. L'alieno strisciò rapido all'interno del tunnel spingendosi in avanti con Günther bloccato tra le fauci. «Vieni, Donald, presto! Dov'è finito, Günther?» chiese Ulf annaspando nell'acqua gelida e buia. «È morto! Andiamocene!» disse tuffandosi nel fiume inseguito da tre alieni. L'alieno lo stava spingendo in profondità nel terreno, in quella che sembrava essere una galleria scavata di recente. L'armatura si stava indebolendo sulla parte posteriore a causa dello sfregamento con il terreno. La belva strideva in continuazione cercando di spezzare con le tenaglie la corazza protettiva di Günther. L'ascia era ancora legata sulla schiena, ma il fucile gli era sfuggito non appena quella cosa gli era saltata addosso. Sferrò una serie di gomitate violente tra le fauci del predatore che sembrò non sentirle. Poi, in un disperato tentativo di difendersi, afferrò il ciuffo di setole con la mano destra e strinse forte. L'alieno strillò inferocito, rilasciando in parte la sua morsa. Ringhiò Günther strappandogli di netto i viscidi tentacoli della fronte.
Quella scosse il capo iniziando a dimenarsi contro le pareti della galleria sotterranea. Günther le sferrò un calcio allontanandola. Guardò verso l'alto per capire dove dirigersi per uscire. Cominciò a strisciare, affondando le unghie nel terreno per trascinarsi in avanti il più velocemente possibile. Era completamente ricoperto di fango e solo i suoi bulbi oculari apparivano di un bianco vivo nel buio di quel buco fetido. Dopo mille sforzi toccò qualcosa di solido con la punta delle dita. Si aggrappò issando fuori a fatica il resto del corpo. Le tenebre lo avvolsero. Ciò che lo circondava era a dir poco sconcertante. Doveva trovarsi all'interno dell'astronave aliena. Forse tutti quei tunnel scavati intorno alla città riconducevano lì. Studiò l'enorme sala dove centinaia e centinaia di cadaveri erano stati ammucchiati ovunque e ricoperti da una strana sostanza appiccicosa. Il grido mostruoso di un alieno fuoriuscì dalla stessa galleria da cui era appena scappato. Günther non fece in tempo a portare la mano al pomo dell'ascia che l'aggressore che aveva accecato balzò fuori colpendolo. Serrò le chele a vuoto senza mai smettere di gemere. Günther rotolò a lato, sfuggendo al controllo del suo esoscheletro. Rialzandosi, calpestò un osso umano che produsse un rumore secco. La bestia lo localizzò all'istante. Saltò verso di lui, serrando ancora una volta le chele troppo in anticipo. Günther caricò l'alieno di peso, spingendolo contro una delle tante colonne seminate per la grossa sala. Afferrò le tenaglie del predatore e con uno sforzo immenso gli scagliò la testa contro la dura lega metallica. Portò rapidamente le mani alla schiena, impugnò l'ascia e gliela piantò in mezzo alle fauci. Fece grossi respiri affannosi per recuperare le forze, poi estrasse la lama dalla bocca dell'alieno, le cui zampe tremavano ancora percorse dagli impulsi nervosi. Gli occhi di Günther erano socchiusi, i denti digrignati. Era un animale, un predatore, proprio come quelle cose giunte dallo spazio. Si voltò di scatto. Un altro esemplare lo aveva individuato. Impugnò l'ascia e si mise in guardia. La creatura percorse la distanza che li separava in un batter d'occhio, protese il collo in avanti e spalancò le fauci pronta a tranciarlo. Günther scartò indietro, sferrando nel contempo un potente fendente orizzontale che recise una delle tenaglie dell'alieno. Fece volteggiare l'ascia e gliela calò sulla testa, staccandogliela di netto dall'esoscheletro che cadde su un fianco rigido e tremante. Nemmeno il tempo di prendere fiato che altre due chele apparvero dalla pozza di oscurità al suo fianco. Günther girò su se stesso conficcandogli l'ascia nella bocca. L'alieno però non morì sul colpo e prese a scalciare nel tentativo di liberarsi. Dai tunnel sotterranei alle sue spalle iniziarono a fuoriuscire parecchi esemplari. Presto avrebbero avuto la meglio. Spinse in avanti l'alieno con l'ascia bloccata tra le fauci fino a sbatterlo contro una delle colonne dove gli divise in due la testa. Appena si voltò, le belve lo attaccarono in massa. Ne riuscì ad abbattere una sul colpo, ma le altre tre lo investirono proiettandolo nel buio del salone. Recuperò l'ascia e strisciò a nascondersi dietro la carcassa putrefatta di un grosso cervo. Da un buco fetido del costato fuoriusciva una specie di schiuma. Avvicinò la faccia per capire di che cosa si trattasse. Erano esserini minuscoli, come dei vermetti giallastri appena visibili, milioni di larve immerse in quella sostanza colorata. Doveva trattarsi della prole della colonia. Loro nascevano mentre il regno degli uomini bruciava nel sangue. Un ruggito possente vibrò nella sala, affogando il suo cuore nel terrore. Era quella cosa. L'enorme scutigera bianca che aveva affrontato Jakar Fitzgibbonson stava arrivando. Dopo le pesanti esplosioni che si erano susseguite, la galleria che stavano percorrendo aveva volteggiato di 360 gradi, catapultandoli entrambi contro le pareti perfettamente lisce. Ariel era arrotolata nelle profondità delle tenebre e Carmine le si era lanciato dietro per agguantarla. Trascorse parecchio tempo prima che un pesantissimo tonfo riportasse il tunnel nella giusta inclinazione ed Ariel si ritrovasse al sicuro tra le braccia di suo zio. «Qualcosa ci ha attaccato. L'intera astronave deve essersi spostata dal fianco della montagna», sussurrò Carmine rimettendosi in piedi guardingo. I richiami degli alieni sopraggiunsero dalla gola oscura della galleria, facendo loro spalancare gli occhi al massimo. «Dove andiamo adesso, Ariel? Come si arriva a quel cazzo di cilindro?» sussurrò continuando a guardare avanti e indietro, preoccupato che qualcosa potesse spuntare fuori da un momento all'altro per attaccarli. «Da questa parte», disse lei incamminandosi.
Avanzarono rapidi e silenziosi, tenendosi rasenti alle pareti, superarono una curva a gomito e cambiarono percorso imboccando un tunnel decisamente più largo. La luce scarseggiava, ma Ariel sapeva perfettamente dove dirigersi. C'era già stata nel suo sogno e anche se l'astronave non era la stessa, l'interno era praticamente identico. Giunsero in una grande sala, dove colonnati di minerale levigato alla perfezione si alzavano fino al soffitto immerso nell'oscurità. Siamo vicini ormai. Il cilindro deve essere proprio sotto i nostri piedi. Un ruggito abominevole la interruppe. Qualcosa di enorme si stava avvicinando. Prese la mano di Carmine e proseguì verso il centro della sala. Il pavimento era tappezzato di cadaveri e in un angolo poco lontano riuscirono a scorgere perfino il corpo mutilato di una giraffa. Un altro ruggito li fece accovacciare dietro la colonna. Le pareti tremarono. «Presto, ragazzina! Facciamo quello che dobbiamo fare e andiamocene da qui!» Urla di rabbia echeggiarono dall'altro lato della sala. Un uomo stava combattendo da solo contro decine di alieni. «Carmine, c'è qualcuno laggiù! Dobbiamo aiutarlo!» «Non ci riguarda, ragazzina! Troviamo quel fottuto cilindro! È per questo che siamo venuti!» «Va bene!» sospirò Ariel abbassando lo sguardo. «Cerca una galleria, un piccolo passaggio che ci permetta di scendere al piano inferiore!» Fecero qualche passo in avanti quando notarono che nel mezzo della sala si apriva una gigantesca voragine simile ad un pozzo che sprofondava nel pavimento. Il cilindro rosso pulsante era proprio sul fondo di quel buco. L'intera struttura vibrò, poi un verso angosciante ruttò dalla fossa metallica. All'improvviso un lungo stecco bianco fuoriuscì dal pozzo, si allungò lentamente verso l'alto e si ripiegò fino a toccare il pavimento. Ne spuntarono molti altri tutti intorno, come se dal centro di quel buco stesse sbocciando un fiore gigantesco munito di centinaia di petali. «Porca puttana! Vieni qui, Ariel!» bisbigliò Carmine trascinandola al riparo. L'alieno pallido si trascinò fuori dal pozzo avvicinandosi lentamente alla colonna dove si erano nascosti. Carmine tappò con una mano la bocca di Ariel. Ci ha visti! Continuò a ripetersi in quell'intervallo di tempo di assoluto silenzio. La creatura distese le zampe verso di loro, come una grossa mano pronta a richiudersi con uno scatto. Un rumore dall'altro lato della sala spezzò lo stallo. Qualcosa di metallico veniva trascinato sul pavimento ad una decina di metri di distanza. La scutigera pallida si voltò ruggendo in quella direzione. Davanti al suo enorme esoscheletro si presentò un uomo interamente ricoperto di fango che, avanzando zoppicando, si appoggiava sulla sua ascia a mo' di bastone da passeggio. L'alieno si raggomitolò d'istinto, forse perché era così che quegli animali si muovevano o forse perché, vedendo la lama, ricordò il dolore infertogli da Jakar Fitzgibbonson. Günther impugnò l'ascia e si mise in guardia. L'alieno pallido scattò in avanti colpendolo al petto con la punta affilata di una delle sue molte zampe. Günther volò all'indietro con il fiato spezzato e il petto ammaccato. La corazza attutì l'impatto salvandogli la vita, ma non era certo di avere ancora tutte le costole intere. Schiacciò la faccia al suolo sollevandosi con la forza delle braccia. Intorno a lui gli esemplari dal manto scuro si ammassavano preparandosi a farlo a pezzi. Una potente esplosione fece tremare la struttura e una colonna di sostegno della grande sala cedette schiantandosi al suolo. Le fauci bavose di tutte quelle belve non fecero in tempo a chiudersi sul suo corpo. L'alieno pallido ruggì prepotentemente disperdendole come ratti. Strisciarono nuovamente nelle gallerie dirette probabilmente all'esterno dell'astronave. Altre esplosioni fecero vibrare la struttura e disperare la scutigera bianca che strisciò rumorosamente nel buio della sala. La piattaforma dove era alloggiato il cilindro pulsante emerse dal pozzo nel centro. Tutta la sala si illuminò di colpo, palpitando ritmicamente. Gli alieni stavano per scaricare all'esterno un altro impulso elettromagnetico. «Presto, facciamolo saltare per aria!» disse Carmine togliendosi lo zaino dalle spalle. Ci frugò dentro ed estrasse una cintura dove erano legate tre granate. Günther emerse nuovamente dalle tenebre e si avvicinò zoppicando all'alieno pallido. «Sono qui!» urlò con voce furente. Ariel e Carmine corsero verso il cilindro che ormai era quasi del tutto uscito dal pozzo. Due tenaglie comparvero accanto ad Ariel, ma prima che l'alieno femmina potesse azzannarla, Carmine si mise in mezzo ficcandogli il braccio destro tra le fauci. Quella lo masticò voracemente spezzandogli le ossa.
Gridò Carmine sparandogli in testa con la pistola nell'altra mano. Carmine! Esclamò Ariel. Suo zio si liberò dalle tenaglie reggendosi il braccio frantumato. Sto bene, andiamo al cilindro! L'alieno pallido si accorse di loro e con un solo balzo gli piombò davanti bloccandogli il passaggio. Attaccò con una delle sue zampe affilate. Carmine spinse a terra Ariel, ma non fece in tempo a scansarsi che la punta del lungo arto gli trapassò il petto facendogli sputare sangue. La scutigera lo sollevò da terra scaraventandolo contro la colonna distrutta. No, Carmine! No, no, no! Ariel corse da lui, da quell'uomo che con tutte le sue forze aveva provato a tenerla al sicuro, ad aiutarla, ad amarla. Carmine singhiozzò respirando a fatica. Sputò dell'altro sangue voltandosi verso Ariel, che gli prese una mano reggendogli la testa. Ragazzina, scusami, ho provato a non parlare. Cerca di resistere ora, ti porto fuori da qui. Rise rischiando di strozzarsi con il sangue bloccato nella gola. Fai quello che devi, fai quello per cui siamo venuti. Tossì digrignando i denti macchiati di rosso. No, no. Ragazzina, sussurrò Carmine guardandola dritta negli occhi. Di a Donnie, digli che... Non riuscì a terminare la frase. Una lacrima gli scese sulla guancia, bagnandogli la cicatrice. Carmine! Carmine! Urlò Ariel piangendo. Gli occhi di suo zio fissavano il soffitto buio della sala. Aveva smesso di respirare. Era morto. Ora era libero, una libertà che gli era sempre sfuggita dalle mani. Lo strinse forte a sé, baciandolo sulla fronte. Poi qualcosa le sfiorò la schiena, facendole alzare la testa al soffitto. Intorno a lei, una corona di spine bianche la circondavano. Ma quelle protuberanze non erano spine. Erano le zampe secche appuntite dell'alieno pallido. Le fauci bavose spalancate, pronte a spolpare entrambi. Urlò Günther poco distante, calpestando le pozze di schiuma contenenti la prole aliena. Sono qui, figlio di puttana! La creatura abominevole strisciò verso di lui ruggendo. Cercò di falciarlo con un colpo circolare, ma Günther lo evitò all'ultimo momento accovacciandosi. Alzò l'ascia e gliela scagliò violentemente in faccia, facendola arretrare sofferente. «È il momento, Ariel. È ora di concludere l'opera», disse la figura di luce inginocchiandosi accanto al corpo di Carmine. «Perché non mi hai detto che sarebbe morto? Perché non mi hai detto che sarebbe successo questo se mi avesse seguito?» Perché è così che è sempre andata. Ed è così che doveva andare anche questa volta. Vieni, facciamolo insieme. Ariel si asciugò le lacrime, raccolse le energie e seguì Beth. Corse al cilindro pulsante dove lei l'attendeva sorridente. Era il momento. Come ti ho fatto vedere, fiorellino. Presto, non ci resta molto tempo. Ariel afferrò il manufatto alieno e non appena le sue mani lo toccarono, un fischio penetrante si diffuse per tutta la sala. L'alieno pallido caricò Günther, gli colpì l'ascia rompendogli il braccio, poi lo investì con un'altra zampata scaraventandolo a parecchi metri di distanza. Strisciò verso di lui con l'intento di divorare quell'insulsa scimmia spelacchiata che aveva usato penetrare nel suo alveare. Si inoltrò nelle tenebre quando all'improvviso un'esplosione sonora lo investì ribaltandolo. L'alieno pallido si raggomitolò contorcendosi, come se si fosse scontrato con un muro invisibile ed invalicabile. Ariel avanzò verso la creatura abominevole, reggendo il cilindro con entrambe le mani. Quel suono di frequenza elevatissima fece arretrare la scutigera che nascose il corpo dietro alle centinaia di zampe corazzate. Günther sopraggiunse zoppicante, reggendo la cintura di granate portate da Carmine. Con un ultimo sforzo balzò sull'esoscheletro dell'alieno pallido, tolse la soletta ad una le bombe e la conficcò nella ferita che gli aveva aperto con l'ascia. L'abominio rotolò sul pavimento facendolo cadere. Ariel reggeva ancora il cilindro a mezz'aria quando la testa dell'alieno pallido esplose in mille pezzi scagliando carne ovunque. Il mastodontico esoscheletro si accasciò al suolo tremante.
Le femmine dal manto scuro provarono a raggiungerlo, ma il suono devastante che Ariel trasportava le mantenne alla larga. «Avanti! Alzati!» disse rivolgendosi a Günther, che stremato e con le ossa frantumate faticava a reggersi in piedi. «Restami dietro e copriti le orecchie!» Ariel e l'islandese avanzarono nel buio delle gallerie affollate da migliaia di tenaglie appuntite che si contorcevano sofferenti al suolo. «Come fai a sopportare questo fischio?» urlò Günther con le orecchie sanguinanti, guardando quella bellissima e misteriosa donna che gli aveva appena salvato la vita. Ariel lo fissò per un breve istante, ma non rispose. Beth camminava dietro di lei e con i palmi delle sue mani le copriva le orecchie proteggendola. Si trascinarono sulla riva sassosa del fiume. La corrente li aveva riportati alla città. Rofi brontolò scuotendosi via l'acqua che gli inzuppava il pelo. Donny imbracciò il fucile. Le bende che gli avvolgevano la testa si erano allentate, liberandogli parte dello sfregio. «Donald, torniamo dal gruppo di Barghera!» disse Ulf dall'altra riva del fiume. «Il ponte è distrutto! Se vai da quella parte non potrai più tornare indietro!» «Non c'è un posto dove tornare!» replicò secco lui, raggiungendo la strada che conduceva lì dove una volta c'era il bosco. Ora le fiamme e le tenebre stavano masticando tutto quanto. Alcuni caccia da combattimento sfrecciarono sopra di loro, sganciando bombe sulla prateria. Rofi rimase accanto a Donald ed insieme avanzarono guardinghi. «Vieni, Ulf! Non lasciarmi solo proprio adesso!» L'anziano prese un grosso respiro, dopodiché attraversò a nuoto il fiume risalendo sulla sponda opposta. Stava succedendo qualcosa, o meglio, qualcosa nell'aria era cambiato. Le bestie iniziarono a raggrupparsi, dirigendosi in massa verso la radura dove era precipitata l'astronave. Donny sparò uccidendo qualche esemplare in fuga. Sembravano preoccupate. Si stavano ritirando, avevano in serbo qualche altro trucchetto. Due alieni sbucarono da sottoterra. Uno colpì Donald con le chele, mentre l'altro si avventò su Rofi. Chiuse le tenaglie sulla gamba dell'orso, che ruggì spaventato cercando di liberarsi. La belva lo trascinò per qualche metro, poi un boato improvviso echeggiò in lontananza. Un attimo dopo, la testa dell'alieno scoppiò, spruzzando un liquido giallastro su Rofi. Donald era braccato dalla seconda creatura che provò ripetutamente a mangiargli la testa, estrasse il revolver dalla fondina, lo sollevò con uno sforzo immenso e glielo piantò tra le fauci uccidendola con due colpi, spinse via la carcassa ed insieme ad Ulf raggiunse di corsa Rofi per controllare se fosse ferito. Un taglio sulla coscia spurgava rivoli di sangue, ma tutto sommato non sembrava essere grave. Rofi si acquattò dietro i due uomini, che puntando i loro fucili in tutte le direzioni si assicurarono che non ne arrivassero altri. «Donald, sei davvero tu?» chiese una voce familiare mentre un gruppo di soldati attraversava il fiume per raggiungerli. «Miliberg, ma che cazzo! Dovrei spararti subito!» disse Donald riconoscendo il vecchio collega armato di fucile di precisione. «Non avrei mai pensato di rivederti. Sei stato tu a salvare Rofi. Ho ucciso parecchie di queste cose e ho salvato l'orso polare.» I soldati sopravvissuti alla marea di morte aliena si erano radunati in un unico fronte, una linea orizzontale di uomini e donne, pronti allo scontro finale e pronti a morire per salvare la Terra dagli abomini che l'avevano invasa. «Donald, Ulf, per fortuna, state bene?» chiese Barghera sopraggiungendo insieme a molti altri. «Dov'è Bordak? E Günther? Sono tutti morti. Siamo rimasti solo noi.» «Beh, vecchio mio, anche noi moriremo presto. Ma sta pur certo che ti restituirò il favore. Tu hai salvato la mia vita una volta. Ora io darò la mia per te.» Un grido di terrore li fece voltare. Tre alieni stavano trascinando via il generale Elkins, che ancora in vita e ferito solo superficialmente, sferrava pugni a casaccio tentando inutilmente di scappare. Scomparve nell'oscurità. Qualcuno tra i sopravvissuti urlò qualcosa. Poi la formazione si disgregò e l'ultimo assalto disperato ebbe inizio. Barghera prese la sua mitragliatrice ad alto calibro e lanciò un'occhiata a Donald. «Resta dietro di me!» Corsero in avanti affondando i piedi nel terreno fangoso simile a sabbie mobili. Donald perse il bendaggio della testa ma non arrestò la sua avanzata.
Rofi al suo fianco zampettava con la lingua fuori dalla bocca e il naso sempre puntato per scongiurare possibili aggressioni dai lati. «Fuoco!» urlò qualcuno nelle prime file. Le persone davanti a Donald si bloccarono di colpo e lui finì contro la massiccia schiena di Dufus. Un alieno saltò sopra di loro come una cavalletta, seguito subito dopo da altri 5 esemplari. Iniziò uno scontro brutale e caotico sotto un diluvio di acqua e sangue. Barghera sparò a ripetizione, dividendo e sventrando le belve che gli si paravano davanti. «Indietro!» urlò Cal dalle prime file. Rofi squarciò il fianco di un alieno con una zampata. Il nemico saltava sopra di loro oltrepassando la linea di fuoco difensiva e nella ressa qualcuno spinse Donald a terra. Rofi gli si mise a fianco alzandosi in piedi per intimorire chiunque provasse ad avvicinarsi. Milliberg lo aiutò a rialzarsi mentre sparava 3 alieni in arrivo da sinistra. Il macchinista poggiò una mano sulla spalla di Donny. Non disse nulla perché la sua espressione diceva già tutto. «Tutto bene, amico mio!» «Grazie, Milliberg!» Una fiera travolse in corsa il macchinista, fiondandolo sotto ad una moltitudine di zampe che gli perforarono petto e schiena. Le spoglie di Milliberg furono contese da diversi esemplari che alla fine del tira e molla selvaggio lo ridussero a brandelli. «Indietro! Sono troppi! Indietro!» urlò la voce disperata di un soldato prima che decine di tenaglie lo affettassero. Donny cadde a terra sfinito. Al suo fianco Dufus Barghera, che era già stato costretto a ricorrere alle pistole perché non aveva tempo di ricaricare la mitragliatrice. Gli alieni scuri li circondavano da ogni lato. I loro esoscheletri scintillavano sotto la luce del violento temporale che spaccava il cielo. Un paio di tenaglie si serrarono a pochi centimetri dalla faccia di Donald. Strisciò indietro calpestando altri soldati moribondi o già morti. Sembrava la fine, quando all'improvviso un suono immondo dilagò nell'aria. Era come la sera del primo attacco, quando la flotta di Umbriel era stata spazzata via dall'astronave. Gli alieni lì intorno si dispersero nelle tenebre strisciando ai lati della prateria. Donald si mise a sedere incredulo. In lontananza una figura appena distinguibile camminava verso di loro, nelle mani una specie di pilastro luminoso. Non appena si avvicinò, riuscì a riconoscerla. «Ariel!» Sua figlia camminava sotto quel diluvio reggendo lo strano oggetto da cui sembrava avere origine il suono atroce. Era stata lei a bloccare l'attacco della colonia. Günther capitolò alle sue spalle. Il suo corpo era un livido unico, le sue orecchie un fiume di sangue. Ariel si guardò intorno. Gli alieni si contorcevano ai suoi piedi, strofinandosi sul terreno e colpendolo con la testa. «Tutto è compiuto, fiorellino. Te lo avevo detto che non ti sarebbe piaciuto come sarebbero andate a finire le cose, ma questa era l'unica via possibile, l'unico modo per salvarne almeno un po'.» «Sì, ma a quale prezzo?» esclamò Ariel ripensando a Carmine. «Con chi stai parlando?» sussurrò Günther dietro di lei, sollevando a malapena la testa da terra. Il fischio ad alta frequenza manteneva a debita distanza le creature scure, ma lei sembrava non percepirlo minimamente. «Guardati intorno, fiorellino. Guarda cosa sei riuscita a fare.» Gli uomini la fissavano meravigliati, sconvolti. Lei era la salvatrice. «Ammazziamole tutte!» sbraitò Barghera iniziando a sparare contro gli alieni indifesi. Il resto dei soldati si riorganizzarono unendosi all'attacco. Il fischio emesso dal cilindro era micidiale per quegli esseri, mentre sembrava che gli uomini riuscissero in qualche modo a sopportarlo. È curioso come il punto di forza di qualcuno a volte rappresenti anche la sua più grande debolezza. Davanti ad Ariel, una sconfinata prateria ricoperta di cadaveri. Riprese ad avanzare con il cilindro. Le allucinazioni tornarono ad impadronirsi della sua testa. In un angolo della prateria notò 3 vecchie donne deformi che confezionavano un tessuto filando l'interiora dei morti, alieni e umani uniti insieme per creare il vestito perfetto del destino. Un destino che si era intrecciato sulla Terra con guerre apocalittiche. Il sole vomitò i primi raggi di luce all'orizzonte. Guardando in quella direzione, Ariel avvistò il glorioso cervo dalle corna composte di alberi da frutto. Il maestoso animale grattò il terreno con lo zoccolo guardando nella sua direzione. Era la morte. I proiettili fischiavano dappertutto e Donald camminò incredulo tra le montagne di cadaveri fermandosi proprio dinanzi a lei.
a sua figlia. Anche Ulf lo seguì e quando fu dinanzi a lei si inginocchiò per ringraziare e onorare la donna che aveva fatto loro vincere la guerra. Un elicottero atterrò nella prateria poco distante dal ponte distrutto. I soldati erano ancora impegnati ad uccidere gli ultimi alieni rimasti nella zona e quell'operazione si sarebbe dilungata ancora per parecchio. Gli esoscheletri scuri erano ammassati ovunque, ai lati delle strade in città e sul fiume, raggruppati in montagne enormi nella radura. Il comandante Maren scese dall'elicottero e, coprendosi la testa con un braccio, raggiunse di corsa il tenente Kall. L'ufficiale era coperto di fango e sangue rappreso. Anche lui era riuscito a sopravvivere alla carneficina di quella notte e, come tutti gli altri, era stato salvato dalla donna bionda poco prima della fine. Maren scambiò qualche parola con lui e Barghera. Dopodiché tutti e tre si voltarono verso Donald e sua figlia, seduti sul muretto che costeggiava il fiume. L'orso polare era sdraiato ai piedi della donna, mentre un dottore si prendeva cura di Günther. «Dove si trova adesso il cilindro?» chiese il comandante a Dufus e Kall. «Una squadra lo ha sigillato in un container schermato. Siamo pronti a trasportarlo non appena ci darà il via libera, signore». «Perfetto, ora occupatevi di quegli esemplari», disse Maren indicando le gabbie in vetro antiproiettile dove erano stati rinchiusi gli alieni catturati. «Pronti al trasporto tra 15 minuti!» Il comandante si diresse verso il muretto dove Ariel, la salvatrice, era seduta accanto a suo padre. «Tale padre e tale figlia! Piacere di conoscerti. Sono il comandante Dave Maren. Mi hanno raccontato della tua impresa di questa notte. Non so davvero come fare a crederci. Anche tuo padre Donald ha salvato la mia vita e quella di molte altre persone in passato. Tu invece ci hai fatto vincere la guerra. Abbiamo trionfato. L'Europa è salva grazie a te». Ariel abbassò lo sguardo. Scoppiò a piangere nascondendo la testa dietro la spalla di Donald. «Scusi, comandante. Abbiamo perso qualcuno di davvero importante e sarà dura andare avanti adesso. Per qualsiasi cosa, non esitate a contattarmi, Donald», disse Maren allontanandosi di qualche passo ed invitandolo a seguirlo in disparte. «Mi dispiace, ma te lo devo chiedere, Donald. Tua figlia come faceva a sapere tutte quelle cose? Come ha fatto a prendere il manufatto dall'astronave aliena? Non può essere stato un caso». «Non esiste il caso, comandante». Maren sorrise, lasciando morire sul nascere quella specie di interrogatorio a cui stava dando vita. Avevano vinto. Per il momento poteva bastare. «Cosa farete adesso?» «Penso che ce ne torneremo a casa. Molte di queste persone non hanno più nemmeno un luogo dove tornare. Ricostruiremo tutto da capo, insieme, come abbiamo fatto questa notte contro la colonia». «E di tua figlia? Cosa mi dici?» «In che senso?» chiese Donald guardando il comandante con la sua faccia sfigurata. «Senti, Donald, tua figlia è speciale. Non so proprio come spiegarmi ciò che ha fatto. Voglio che venga con me e i miei uomini. Voglio che entri nuovamente in contatto con il cilindro alieno per aiutarci a studiarlo. Lei in qualche modo sa come funziona, sa cosa bisogna fare. La voglio al mio fianco». «No, io e mia figlia ce ne torniamo a casa. Abbiamo sacrificato già abbastanza per l'umanità». «Vi aiuterò», disse Ariel interrompendo le parole di suo padre, che si voltò sorpreso. «Non è ancora finita, papà. Abbiamo altro da fare prima che tutta questa brutta storia diventi solo un ricordo. Se non faremo nulla, altre di quelle cose, molte altre, arriveranno qui sulla Terra». «Ariel, noi dobbiamo solo tornare a casa, alla fattoria». «E lo faremo, papà, ma solo quando sarà tutto finito. Altrimenti la morte di Carmine sarà stata inutile». Donnie la fissò a lungo.
trattenne le lacrime che sentiva divincolarsi dietro il suo unico occhio. Poi le prese le mani dolcemente e la baciò sulla guancia. «Io sarò al tuo fianco per sempre, bambina mia. Per sempre!» Ulf, Günther e l'orso polare le si avvicinarono guardandola con lealtà, guardandola con fede. Lei era Ariel Reno. Lei era la salvatrice.